Oh, che te lo magna? Ragazzi, bentornati. Oggi facciamo una ricetta di quelle proprio che tu la mangi e ti riportano a quando eri piccolo. Facciamo le zucchine ripiene di mia nonna. Joshua, come le vedi? Le vedo molto. Allora, molto, mia nonna dice che la zucchina deve essere romanesca innanzitutto, quindi vediamo, striata, chiara, romanesca vera, dritta e cicciotta, non storta, la zucchina non storta, mi raccomando. E non con, ecco, Joshua già inizia a fare tutte le facce strane. Non ho fatto nessuna faccia. Sì, ti ho visto. Perché bisogna tagliarle, scavarle con lo scavino, questo qua c'ha 70 anni circa. Cavino per le zucchine di mia nonna. Originale. Quindi vediamo gli ingredienti e iniziamo. Macinato di manzo, pan grattato, aglio in polvere, passata di pomodoro, zucchine, cipolla, uova, peperoncino, sale, pepe e olio. Posso levare la scopa che abbiamo lasciato qua? Inizieremo facendo un bel sugo al pomodoro con la cipolla e un po' di peperoncino, poi scaveremo le zucchine, faremo il ripieno col macinato, riempiremo le zucchine e le metteremo a cuocere per una quarantina di minuti circa. Iniziamo dal soffritto, quindi olio abbondante. Sappiamo che la cucina delle nonne trasuda olio e amore, ma più olio che amore. La roba con l'olio via più buona, non c'è niente da fare. Io non so uno di quelli che dice no, metti poco olio. No, per me la cucina con l'olio buono va messo sto olio, eh. Una bella cipolla e famo un bel sughetto ignorante. Eccolo qua. Vediamo questa cipolla. Abilità. E dentro. Tacchete, mi nonna ci mette subito un goccio d'acqua. Però in realtà, nonna mi ti chiedo scusa, ma io voglio far soffriggere bene la cipolla prima di mettere l'acqua. Sei d'accordo, Gio? Sono molto. Con me o con mia nonna? Con me. Certo. Una volta ogni tanto. Ecco, facciamo soffriggere bene questa cipolla. Ci mettiamo pure un po' di peperoncino. Questo verde, non troppo piccante. Questo è più aromatico che piccante. Verso il finale, quando c'è i semi, è un po' più piccantino. Però mi piace, è fresco, l'ho trovato al mercato e ce lo mettiamo. E queste sono quelle ricette in realtà che mia nonna non fa quasi mai, perché comunque un conto è per farlo per 3-4 persone, un conto è per farlo per 10-20 quando mangiamo tutte insieme, mettete a scavare tutte queste zucchine. Però quando era più giovane lo faceva più spesso e io l'aiutavo, mi ricordo, a scavare queste zucchine. Mi sono bucato un sacco di volte le mani per farlo. Ok, qua facciamo soffriggere bene bene e poi andremo a bagnare con un'ottima passata di pomodoro e facciamo fare questo sughetto bello ristretto, bello profumato, bello che sa proprio di domenica. Ce l'hai presente il sapore di domenica, Gio? Sì, è un sapore molto chiaro. Molto chiaro. Gli italiani, tutti lo sappiamo, il sapore della domenica lo conosciamo tutti, ragazzi. Sì, in Italia la domenica si mangia, anche se non, magari non si sta in compagnia in famiglia, ma la domenica si sa che si deve mangiare bene, a pranzo soprattutto, a cena un po' di meno, o fuori ristorante o a casa, chi pesce, chi carne. Domenica sera è il momento più brutto della settimana. Cioè, Sente, la domenica è bella, la mattina fino alle 2 di pomeriggio, dalle 3 in poi diventa una giornata di M puntini puntini. A me non mi piace la domenica, non mi piace, me la trovo una giornata triste, non so perché. Non lo so, forse perché quando ero piccolo sapevi che il giorno dopo tornavi a scuola. Poi è sempre grigia la domenica, non c'è sta mer sole, non lo so. Voi che dite? Sabato è più bello. Sabato è più bello perché stai proprio in pieno weekend, capito? Perfetto, giù col pomodoro. Questo ovviamente non si butta, rimbocchiamo di acqua. Olè. Pizzico di sale, è sale. Salato pure sto sale. Bellissimo, guarda che sughetto, guarda qua. Con questo pesto sugo ci si potrà anche condire la pasta se ne avanza un po', no? Coperchio, fiamma bella alta per i primi 2 minuti, poi abbassiamo, gli fa marzar bollo come dice mia nonna. Poi zucchine, bella dritta, la tagliamo circa così. Con questo ci facciamo la pasta. Quante ne famo, Gio? Tante o poche? Tante. Io dicevo sempre a mia nonna, nonna, ma mettiamo i fiori di zucca dentro l'impasto? No, diceva assolutamente no, diventano neri amari. Quindi fiori di zucca pure, ci famo la pasta. Ecco qua, io direi che famo questo. Adesso scavino, serve lo scavino ragazzi, non un coltello bello affilato, ma lo scavino è molto più facile. Si gira in tondo e piano piano si va, cercate di andare dritti ragazzi, spediti e non andate storti, ok? Perfetto, ecco qua. Le nostre zucchine sono bucate, adesso facciamo il ripieno. Buono, semplice, gustoso. Macinato di manzo, e ne mettiamo tanto di macinato di manzo e dopo vi spiego perché. Un ovetto, sale, pepe e mia nonna qua ci mette l'aglio in polvere. Un tocco, va bene anche fresco grattato però. Ma mia nonna ci lo mette in polvere, seguiamo la ricetta di nonna. Pan grattato. E si impasta, un classico impasto delle polpette, come si vede di casa mia, insomma. Abbiamo già fatto vedere le polpette di casa mia, con mia madre al sugo, buone. Buona polpetta al sugo, buona polpetta al sugo. Perfetto, a questo punto
andiamo a riempire. Facciamo un silurino, questo mi divertiva molto da piccolo, però soprattutto perché avevo le mani piccole da piccolo, giustamente, non sono nato con le mani grosse. Però facevo questi salsicciotti e piano piano li infilavo dentro. Solo che quando c'hai le dita piccole è in conto, adesso dovrei fare il cormignolo, ma il mignolo è corto. Quindi insomma, ingegnatevi un pochino, ma riempite bene la zucchina, riempitela bene, bella piena di carne, mi raccomando, non fate che c'è i buchi in mezzo, eh. Ecco, vedi? Così capisco che è piena, che se spingo da una parte esce dall'altra. Gio, fagli vedere bene un'altra, e questo è un passaggio importante, eh. Riempi, 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 riempi. Bene, vedi? Ecco qua. Pronte, belle, già profumate, già me le mangerei a mozziche da crude, ma adesso vi spiego perché ho messo più macinato, perché la cosa che mi piaceva più da ragazzino non erano tanto le zucchine, erano le polpettine che si fanno col macinato avanzato. E queste polpette sono speciali proprio, quindi pare quantità di zucchine e polpette praticamente. Olle! Mamma che profumino, ma ci avevamo messo il sale qua? Ho messo già un pochetto? No. Però buono, mamma mia che buono, piccantino anche al punto giusto. Pizzichetto di sale, bello, 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 così liquidino, perché così ci cuoce tutto bene. Buttiamo la zucchina dentro, questa già è una poesia italiana, bello, ma anche le devo girare perché le stiamo affondando proprio bene. Bello, bello, bello. E polpette, ragazzi, belle, abbondanti, tanto buone quanto le zucchine proprio queste qua. A me piace la polpetta di manzo, eh. A me pure, veramente buona, la spolpettons. Guarda che padellata di felicità. Chiudiamo e facciamo cuocere per una mezz'oretta, 40 minuti. Se le vostre zucchine non sono completamente coperte dal sugo, ma quindi rimangono un po' a galla, dopo un quarto d'ora dovete girarle. Poi sentiremo con lo stuzzicadente se sono cotte o dovranno continuare a cuocere. Allora ragazzi, guardate qua che robetta. Guarda la prova dello stuzzicadente. Entra dentro. Penetra. Penetra e è morbido. Quindi ci siamo proprio, ragazzi. L'ho pure fatta riposare quei 10 minuti, che la roba quando la fai riposare un attimo è più contenta, che la fai rilassare, che dice, oh, vedi, ci tiene a me, ci tiene anche al mio riposo. E adesso impiattiamo. Come si impiatta sto piatto secondo te, Gio? Cioè, qual è una maniera elegante per servirlo? Ci metti 4 kg di parmigiano sopra. No. Questo, una maniera elegante? Non c'è. I piatti casarecci così dei nonni non c'hanno un modo. Anche i nonni mica impiattano, non che cavolo gli frega. Ecco. No, però gli dai, sto troppo modo carino per... Vedi? Ecco qua, questo me lo inondi intorno di sugo, perché questa è da scarpetta e col sugo che avanza dalla scarpetta ci fai pure la pasta. E io vi dico una cosa, questo piatto di elegante bello a poco, ma nella sua semplicità è veramente qualcosa che dici, quanto me lo mangerei, o me sbaglio? Non te sbagli per niente. Assaggio, ragazzi, guardate quanto sono contento. Allora, prima la zucchina, perché è la protagonista della giornata. Bella, vedi, cotta bene dentro. Morbida, mamma mia, mamma mia, questa me la mette dentro un panino. E poi la polpettina, che non è da meno, di manzo. Quasi quasi preferisco il polpetto, mamma mia che buone. Ragazzi, provate questa ricetta perché è proprio un comfort food, è un abbraccio de nonna proprio. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e poi fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.